lei chiamato non è al momento raggiungibile. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. Ciao, baby. Sono ancora io. Ho fatto il tuo numero talmente tante volte che l'ho imparato a memoria. Perché non mi rispondi? Ehi, sono io, il tuo ragazzo. Lo so che ti dà fastidio che io continui a chiamarti, ma non riesco a farmene una ragione. Tutto quello che abbiamo passato insieme, non posso accettare che mi lasci. Mi sembra di impazzire. Ti prego, richiamami. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. Ciao amore. Sono qui che continuo a intasare la tua segreteria di messaggi, ma tu non mi rispondi. Lo so che questa non sei tu. Tu non sei capace di snobbarmi in questa maniera. Non so perché continui a farla sostenuta, ma lo sai anche tu che non puoi stare senza di me. Rispondimi, che ne parliamo. Ancora lui? Sì, ho perso il conto di quante chiamate mi ha fatto. Ma non puoi bloccarlo? No, dai, poverino. Ha solo bisogno di tempo. Prima o poi gli passa. Ma era così asfissiante anche quando stavate insieme. Sì, lo sai, è il motivo per cui l'ho lasciato. Però non voglio fare la stronza. Prima o poi si stancherà. Però è inquietante che sia così insistente. Sì, in effetti. Per il momento lo lascio fare, ma se non la smette presto lo blocco davvero. Ciao, sono sempre io. Mi sento preso per il culo. Dopo tutto quello che c'è stato fra di noi, non mi rispondi neanche. Tutto quello che sai lo hai imparato con me. Tutto quello che hai fatto lo hai fatto grazie a me. È inutile che fai la sostenuta. Tu non sei nessuno senza di me. Rispondi, cazzo! Mi stai facendo incazzare sul serio. Ti conviene rispondere, stronza.
Rispondi, cazzo! Mi sto incazzando sul serio! Ti conviene rispondere, stronza! No, adesso basta. È ora di finirla. Avanti! Buongiorno. Dica pure. Sono venuta per fare una denuncia. Prego, si accomodi. Cosa è successo? Ho dei problemi con il mio ex ragazzo. Che tipo di problemi? Da quando ci siamo lasciati mi chiama continuamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte. E questi messaggi cosa le dice? Passa dall'essere triste, dove mi prega di tornare insieme, al dirmi che devo rispondergli. Nell'ultima chiamata era molto agitato, ha iniziato a urlarmi in tono minaccioso. E lei cosa gli risponde? Niente, non gli rispondo mai, mi lascia i messaggi in segreteria. Quindi lei è in possesso di queste telefonate? Sì, certo, sono tutti registrati nella segreteria. E in questi messaggi ci sono minacce fisiche verso di lei? No, non chiaramente. Però questo è l'ultimo messaggio, mi è arrivato proprio oggi. Rispondi, cazzo! Mi sto incazzando sul serio! Ti conviene rispondere, stronza! Capisco. Purtroppo non ci sono elementi per far intendere che il suo ex ragazzo l'abbia minacciata fisicamente. E con quello che mi ha detto non possiamo neanche chiedere una diffida nei suoi confronti. L'unica cosa che possiamo fare è denunciarlo per stalking. E basta. Ma come? Non ha sentito la sua voce arrabbiata? Che cosa faccio se me lo trovo sotto casa? Purtroppo non ci sono elementi necessari per procedere diversamente. Senta, io capisco la sua situazione e dico cosa penso. Dai suoi racconti io credo che il suo ex ragazzo sia un potenziale violento e anche con diversi problemi psicologici. Ma questo non fa di lui un criminale. E per procedere abbiamo bisogno di elementi concreti. Ora, intanto, facciamo una denuncia per stalking e vediamo se si dissuade dal proseguire verso questa direzione. Poi, se dovesse continuare o fare cose diverse, allora integriamo. E allora per lui la situazione si complica. Va bene, procediamo. Ciao amore. Scusa per il messaggio di prima. Ero incazzato e ho perso il controllo. Mi dispiace di aver alzato la voce. Ma tu richiamami così ne parliamo, ok? Beve, è di nuovo lui. Non si preoccupi. Andiamo avanti come abbiamo detto e vedrà che la situazione si sistemerà. Perfetto.
Ora abbiamo tutto. Mette la firma qui in basso e abbiamo finito. Ora abbiamo finito. Grazie. Di nulla. Ah, un'ultima cosa. La legge ci impedisce di intervenire fino a quando non sia stato commesso un reato. Però ci sono alcuni step intermedi che possiamo monitorare. Mi raccomando, per qualsiasi cosa noi siamo qui. Non aspetti che la situazione peggiori prima di richiamarci. Quindi, se vedi che il suo ex ragazzo cambia atteggiamento o si comporta più strano del solito, non giri mai da sola e ci avvisi subito. Ok, la ringrazio. Mi sento già meglio. Ho fatto bene a venire qua invece di aspettare. Ha fatto benissimo, ha fatto. Però ora non sottovaluti i prossimi eventi e stai sempre in allerta. Ok, grazie, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Allora, come stai? Molto meglio, sono appena uscita dalla questura. No, hai denunciato Brian. Sì, e non ne potevo più. Cosa hanno detto? Lo faranno smettere? Non è così semplice. Per il momento abbiamo fatto solo una denuncia per stalking. Poi se non la smette, vedremo cosa fare. Dai, è già un passo avanti. Vedrai che smetterà di darti fastidio. Ma sì, lo sento già meglio. Stare davanti a quel poliziotto mi ha reso nervosa e sono innocente. Pensa quando Brian si ritroverà davanti. Se la farà sotto. Già mi immagino la sua faccia. Finalmente capirà che sei una tosta che non si fa mettere i piedi in testa. Ciao ragazze! Ciao Gianni! Ciao! Ma come cazzo fa ad uscire con quella merda? Io sono qui che sto morendo e lei ha già un altro. Ecco il vero motivo per cui mi ha lasciato. E il problema ero io e i miei problemi caratteriali? No, cara. Il motivo è che ti volevi far scopare da un altro! Calma. Devo stare calma. Magari mi sto immaginando tutto. Sono ancora io. Mi hanno detto che oggi eri con un tipo nuovo. È per lui che mi hai lasciato? Cazzo.
Ma come puoi farmi questo? Dopo tutto quello che c'è stato fra noi, come puoi trattarmi così? Chi cazzo è questo? Da quanto tempo lo vedi? Da quanto tempo te lo scopavi mentre eravamo insieme? Ti avviso. Preferisco vederti morta che con un altro. Dimmi chi cazzo è! Sempre lui. Sì. Non ascolti la segreteria? No, non voglio più sentire la sua voce. Adesso ci penserà la polizia. Di chi parlate? Del suo ex. È uscito di testa da quando lei lo ha lasciato. Ma cosa gli fai a questi uomini? Guarda, lasciamo perdere. È diventata un'ossessione. Io però te l'avevo detto quando l'hai conosciuto che aveva dei seri problemi. No, dai, non ricominciare. Non voglio più parlare di lui. Sì, dai. Parliamo di qualcosa di più divertente. Buongiorno. È lei il signor Brian Casadei? Sì, sono io. Sono venuto a notificarle una denuncia a suo carico. Denuncia? Per cosa? All'articolo 612 bis del codice penale. Potrebbe essere più chiaro. Io non ho fatto niente. Si tratta di atti persecutori. E comunque, io sono qui per notificarle l'inizio dell'indagine a suo carico. E per portarle all'ordine di comparizione, dove potrà rilasciare la sua dichiarazione assieme al suo legale. Arrivederci. Una denuncia? A questo siamo arrivati? Poi per cosa? Perché la cerco per parlare di questa situazione? Non solo mi lascio. Mi ha fatto le corna, tradito la mia fiducia, adesso mi denuncia pure. Ma con chi cazzo crede di avere a che fare? Come cazzo ti sei permessa di denunciarmi? Brutta puttana! Prima mi tradisci e poi mi denunci? Pensi che me ne freghi un cazzo se mi hai mandato la polizia? Io volevo parlarti solo per chiarire le cose fra noi. Ma adesso vedrai cosa succede a spezzare il cuore a uno come me. Temporali. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 21 luglio.
Nuvolosità irregolare al mattino al nord, con piogge sparse su Lombardia e settori alpini e maggiori schiarite verso il sud. Al pomeriggio instabilità in aumento, con occasioni temporali possibili sulle regioni settentrionali. Ti pare possibile che sia un posto sicuro? Vaffanculo! Ormai è tardi per tutto! Pensavi di essere furba, eh? Non ho più nulla da perdere! Fra poco sarò da te, stronza! Non sei degna di vivere! Sto arrivando!